Cari ragazzi, bentornati sul canale. Oggi nuovo video approfondimento dedicato a Captain Tsubasa Rise of New Champions. Nuovo giorno, nuova manutenzione. Il video di oggi arriva subito dopo il termine della manutenzione programmata che abbiamo visto negli scorsi giorni, essere stata annunciata negli scorsi giorni, e che apre finalmente il negozio delle medaglie MC. E adesso è arrivato il momento di tirare un po' le somme e scoprire se questo fantomatico aggiornamento del mercato MC ha dentro il demonio delle microtransazioni o se almeno questo giro il pericolo l'abbiamo svangato. Prima di tutto vi ricordo che questo aggiornamento, la 1.02, finalmente arriva anche su Nintendo Switch e arriva anche nella versione 1.07 su PC, portando perfettamente allineate tutte e tre le console o le piattaforme su cui si gioca Captain Tsubasa Rise of New Champions. Per cui dal momento in cui viene aperto il negozio delle medaglie MC su PS4, siamo pronti per vederlo anche su Nintendo Switch. Questa è la versione PS4 che io commento solitamente, andiamo a vedere e a leggere insieme quali sono le novità. Partiamo come sempre peda alla mano e andiamo a leggere meno notizie, vediamo che cosa ci hanno riservato gli sviluppatori e soprattutto come ci spiegano le principali novità. Allora, dopo la manutenzione odierna, implementati i seguenti aggiornamenti. Attivazione bonus di accesso. Al primo accesso quotidiano riceverete un regalo come oggetto o punti da usare nel gioco. Il bonus di accesso si aggiorna ogni giorno alle 2 del mattino. I bonus di accesso possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Grazie per la comprensione. Allora, andiamo a vederli questi fantomatici bonus accesso. Vi ho preparato una schermata riassuntiva. Eccoli qua. Questo è il primo. Primo bonus di accesso campagna che mi ha dato una volta che la manutenzione è finita e sono entrato nel gioco. Vedete? Questa simil dollaro, questa C con la doppia stringa, che non so che valuta voglia rappresentare, un po' yen, un po' dollaro, un po' euro, un po' tutto, è la nuova valuta inserita all'interno di Captain Tsubasa Rise of New Champions. Come vedete c'è un bonus giornaliero, il primo giorno te ne regala 200, 50, 60, 70 e così via. Per i prossimi giorni riceverete l'ammontare di questa valuta. E questo è il primo bonus. Il secondo bonus è questo qua che vedete alla mia sinistra, la mia sinistra destra, quello che è insomma qua da questa parte di qua, ok? Taccuini, play points, fasce, un pacchetto tesoro mini, quindi non pieno, non da 10, probabilmente da 5, altra fascia, altri play points e un pallone d'oro al termine di 3, 4, 5, 6, 7 giorni. Quindi dopo 7 giorni riceveremo un pallone dorato. Sono sprecati, eh? Andiamo avanti a leggere le notifiche. Torniamo nel menu notizie, ecco la notifica del bonus di accesso e finalmente dell'apertura di questo benedetto negozio MC, dove potremo spendere la valuta, le medaglie capitano, le monete capitano che ci sono state regalate col bonus di login. Al momento, ragazzi, per guadagnare le monete capitano ci sono solo due le modalità, il bonus di login e le sfide online. Adesso andiamo a vedere che cosa consiste. Quindi la validità di queste monete sarà dal 14 ottobre fino al 28 ottobre, così sembra, da quello che mi sembra di capire. Quindi non vorrei che poi le monete capitano si resettassero, per cui spendetele nel caso e cercate di non essere troppo sparagnini, troppo risparmiosi, perché da quello che mi sembra di capire poi ve le brasano e ve le cancellano. Andiamo avanti. Come vi accennavo poco fa, l'altra notifica riguarda l'implementazione delle sfide online. Andiamo a vedere che cosa ci dice il menu notizie. Dal termine della manutenzione sono implementate le sfide online, ci sono sfide giornaliere e settimanali, e tra poco le vediamo, che si resettano alle 2 del mattino di ogni giorno, molto utili per guadagnare monete, medaglie, capitano da spendere nel negozio. Ma andiamo a vedere questo negozio che cosa c'è dentro. Menu modifica definitiva. Del menu modifica definitiva il grande vantaggio che ha è che finalmente fa spegnere le ventole della PS4 perché non le sopporto più. Ok, siamo arrivati nel menu modifica definitiva, tra la quiete che è tornata finalmente in casa perché non sentivo più niente, ed è finalmente aperto il negozio medaglie capitano. Ok, entriamo dentro e vediamo cosa c'è. Allora, il menu del nuovo negozio medaglie capitano è sostanzialmente identico al vecchio
shop che si utilizzavamo con i play points, dove comprare acconciature, adesso vediamo il resto, occhiali, scarpette, scarpini, magliette, pantaloncini, calzettoni, emblemi, chi più ne ha più ne metta. Quindi gli oggetti a questo livello sono esattamente gli stessi che avevamo visto prima. Non ci sono nuovi oggetti di estetici, non ci sono nuove caratteristiche per quanto riguarda gli oggetti che avevamo già a disposizione prima. Le novità cominciano qui. Gli oggetti allenamento sono quelli che avete visto e utilizzato nella modalità New Hero, quindi vedete il megafono, le fasce, la casacca dell'amicizia, i bracciali, i polsini, e si fermano qui. Quindi trovate gli oggetti base, gli oggetti principali, tanto grazie a Crash Bandicoot dell'installazione, trovate gli oggetti principali della modalità New Hero, quelli più semplici, ok? Però anche quelli che vi trovate probabilmente a spendere di più. Non ci sono taccuini, non c'è pallone d'oro, trovate proprio gli oggetti da usare quotidianamente nel New Hero, permettetemi il termine quotidianamente, quelli che utilizzerete in quasi tutte le partite del New Hero. Se ricordate il mio video tutorial su come costruire un New Hero da più di 200, saprete che gli oggetti sono fondamentali per ottenere delle valutazioni alte e quindi ottenere maggiori punti abilità al termine di una partita. Per cui fasce, casacche e polsini sono fondamentali. Se siete a corto, li potete acquistare. Costano 50 punti alcuni il bracciale d'oro, 100, 30 alcuni dei bracciali più semplici. Ricordatevi che il bonus login del primo giorno mi ha dato 200 punti. Adesso non ho fatto il totale dei punti che ci verranno assegnati in questi 10 giorni, però non è che c'è proprio da scialare, eh? Quindi utilizzateli con parsimonia, ma anche con oculatezza. Il secondo nuovo menu, è quello che mi ha fatto tirare un sospirone di sollievo, riguarda gli oggetti da utilizzare nel versus online, che in questo momento sono solo due, di due tipi. L'indicatore del livello online, che non serve una mazza, è, da quello che mi è sembrato di capire, è meramente estetico, cioè ti dice che livello hai tu online, quanto sei forte sulla base del numero di partite che hai giocato, quindi puoi farmare l'indicatore che mostra il tuo livello. È come se pompassi lo scouter di Dragon Ball. Sì, va bene, però serve contestualizzato a quello. Non ti dà nessuna miglioria in termini di gameplay o sui tuoi giocatori. Potenzia l'indicatore di livello, 100 medaglie capitano. Oppure, questo già più interessante, e forse è l'unico che potrebbe valere la pena acquistare, è il potenziamento punti gioco. Con questo ticket voi andate a guadagnare per 3 partite più play points al termine delle vostre partite online. Quindi se dovete farmare play points per acquistare pacchetti, oggetti, elementi di personalizzazione, questo forse è l'oggetto che fa per voi. Se utilizzate i 200 punti del login bonus per investirli per comprare due ticket, potete per 6 partite farmare un maggior numero di punti. Non l'ho ancora provato ad acquistare, bisogna capire se hanno fatto bene i conti o se alla fine conviene di più utilizzarli per comprare gli oggetti di personalizzazione direttamente con le medaglie capitano o utilizzarle per comprare il ticket, ottenere play points e comprare gli oggetti di personalizzazione. Quindi bisogna capire delle due l'una quale convenga di più. Fate un po' di tentativi, io vi direi, piuttosto che comprare i ticket, compratevi gli oggetti di personalizzazione e un giro gratis, e con i play points aprite i pacchetti che possono servirvi per potenziare le carte amico se non l'avete a livello alto, o magari trovare anche taccuini e palloni d'oro. Alcune osservazioni però su degli oggetti contenuti nel mercato. Queste sono le considerazioni generali, ma vi faccio alcune considerazioni specifiche sugli oggetti. È vero che sono oggetti che abbiamo già, in cui siamo già pieni nei nostri inventari se abbiamo iniziato a giocare al rilascio del gioco, però vedete che sono delle versioni potenziate, hanno questo più giallo vicino al simbolo e hanno il più vicino al nome. Questo cosa vuol dire? Che sono delle versioni potenziate degli oggetti che abbiamo già in nostro possesso e nel nostro inventario. Se volete costruire un hero più facilmente, la fascia impetuosa può essere utile. Se volete ottenere più punti amicizia, la fascia solidale può essere utile. Quindi questi sono due oggetti che possono darvi un discreto vantaggio competitivo per la creazione del vostro new hero. Quindi non trascurateli, non tralasciateli, però sono a uso singolo, quindi 50 punti per una fascia. Non è che rimangono equipaggiati per sempre, da quello che mi sembra di capire ancora non ho speso, ma
come tutti gli oggetti contano uno, e se contano uno contano per una singola partita. Alla fine secondo me sono molto costosi per l'apporto che danno. 50 punti vuol dire che ne potete comprare 4, una run di New Hero sono 14-15 partite, vuol dire che per avere un New Hero costruito con tutti questi oggetti dovrete aspettare quantomeno la fine della settimana e fare il pieno fra fascia impetuosa e fascia solidale. Secondo me continua a essere più vantaggioso provare a spacchettare per ottenere l'amicizia con i giocatori e utilizzare gli oggetti che già abbiamo tenendo alta la valutazione dell'incontro. Questi oggetti vi possono aiutare, che so, nella partita di allenamento delle medie o nella partita contro la Germania, quindi nelle due partite da mezzo tempo dove magari ottenere valutazioni alte è più difficile. Quindi se quelle partite sono un po' il nostro gap, con questi oggetti possiamo provare a compensare. Però io continuo a sostenere che convenga di più comprare gli oggetti di personalizzazione, se proprio ci teniamo, con la valuta di gioco o al massimo il ticket per i play points, per poter avere più chance di spacchettare e ottenere anche i taccuini e i palloni d'oro. Questa è la mia opinione così a caldo sugli oggetti del negozio. Questo era lo shop, andiamo a vedere le sfide settimanali e poi proviamo a tirare un bilancio. Come vedete nel menu Versus Online era già presente, ma è stato ulteriormente implementato il tasto, la funzione sfida online. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, come vedete, prima avevamo unicamente la funzione normale, dove ci sono tutte le varie missioni da compiere, avanza fino a oro 4, l'avevamo già vista quando abbiamo parlato dell'ultimo aggiornamento che era arrivato già su PS4. Premendo i tasti dorsali avremo accesso alle missioni giornaliere, queste sono in più, vedete io non le ho ancora compiute, ottieni 5 carte, prendi i pacchetti, vinci un incontro di lega, gioca un incontro di lega con uno o più giocatori della squadra di rado, Gito Sano, sostanzialmente nella vostra squadra, sbloccando tutte e quattro le missioni, completando tutte e quattro le missioni, quindi 3 più 1, otterrete 30 medaglie capitano da utilizzare all'interno del negozio che abbiamo visto prima. Ci sono anche le sfide settimanali, quindi gioca 10 incontri, 3 incontri di lega con alcuni giocatori, con due giocatori della Toho, Takeshi e Yuga sostanzialmente, Wakashimazu io non so se proprio ci tenete, o Sorimachi se proprio ci tenete, però a vostro rischio e pericolo per fare le quest. 5 incontri di lega o crea un giocatore personale per la squadra Accademia Toho, qui vi chiede di farvi, di iniziare quantomeno una run col Toho, e sono 1000 puntozzi, 1000 play points che schifo non fanno. Missioni settimanali e giornaliere per dare un poelettino di varietà in più, schifo non fanno, non è che ci stravolgono la vita ma schifo non fanno. Ci ho detto ragazzi, due considerazioni volanti sul nuovo aggiornamento post manutenzione, questa è la 1.02 che a questo punto diventa completa. Abbiamo schivato le microtransazioni e quindi siamo tutti felici e sereni, e da questo punto di vista l'abbiamo svangata, come detto all'inizio del video. Abbiamo una nuova valuta di gioco, abbiamo dei login, del bonus login quando accendiamo Capitan Tsubasa Rising New Champions, abbiamo delle missioni giornaliere e settimanali. Un negozio che non è troppo invasivo, direi bene, niente che ci faccia gridare al miracolo, strappare i capelli, però quantomeno il pericolo più grande l'abbiamo evitato. Possiamo continuare a giocare. Io vi aspetto sulla New Champions League, siamo quasi alla fine, siamo lì tanto così dalla finale della Coppa Debuttanti e poi partiremo con la Coppa Nazionali. Vi aspetto e vi lascio tutti i link in descrizione per tornare a giocare con noi nel prossimo torneo. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Seguitemi sui miei social, Instagram, Twitch, il mio canale dove potrete seguire insieme a me le prossime live. Se il video vi è piaciuto, pollicione e iscrivetevi come sempre al canale. Io vi ringrazio per l'affetto e alla prossima puntata, al prossimo video sempre dedicato a Capitan Tsubasa Rising New Champions. Ciao ragazzi, alla prossima!